Signori, guardate bene questo gameplay. Questo che state vedendo è Top Spin 4, rilasciato nel 2011. Guardate la fisica della palla, le animazioni dei giocatori, come si muovono sul campo di gioco in maniera verosimile, realistica, credibile, nonostante siano passati più di 10 anni. Ecco, quello che state vedendo, Top Spin 4, credo che possa essere definito uno dei migliori giochi di tennis della storia. L'unico grande problema? Top Spin 4 è rinchiuso nel parco titoli PS3, Xbox 360 e non c'è modo di giocarlo su console recenti. Nel corso degli ultimi 10 anni sono usciti infatti diversi tennistici, ma tutti tra il mediocre e l'appena discreto, abbastanza dimenticabili e che in via definitiva non mi sento di consigliare. A distanza di 13 anni da quel Top Spin 4, 2K ha rilasciato Top Spin 2K25, il nuovo capitolo del brand che, nonostante non raggiunga il picco qualitativo toccato da Top Spin 4, rimane comunque il miglior gioco tennistico degli ultimi 10 anni, nonostante i suoi problemi. Sto sentendo negli ultimi giorni in giro parecchie critiche, anche molto feroci, sul nuovo Topspin e nel corso di questo video cercherò di spiegarvi perché, nonostante gli indiscutibili problemi, Topspin 2K25 rimane comunque il migliore tennistico degli ultimi 10 anni. Qualora siete interessati ad una chiave di gioco a prezzo scontato, vi lascio come sempre il link Instant Gaming in descrizione. Detto questo, buttiamoci nel video. Una delle critiche più poste al nuovo capitolo della serie Topspin è senza ombra di dubbio il fatto che il roster sia particolarmente risicato. Detto in altre parole, ci sono 4 tennisti in croce. E soprattutto manca Jannik Sinner, che per noi italiani ovviamente è una mancanza che accusiamo ancora più forte. Questo è qualcosa purtroppo di indifendibile per Topspin, cioè i tennisti sono pochi, punto. Detto questo però, evidenziato questo indiscutibile difetto, c'è comunque da dire che questo problema, secondo me, non rappresenta un deterrente per l'acquisto del titolo. Ma perché? Perché Topspin 2K25 vede nella sua modalità ammiraglia la carriera single player e multiplayer, nel quale sostanzialmente voi andate a creare il vostro tennista e lo seguite dagli albori fino ai grandi successi. E questo significa che ovviamente una maggiore varietà di avversari sarebbe stata gradita, ovviamente, ma non va comunque a scalfire quello che è il cuore del gioco, e cioè la modalità carriera nel quale sostanzialmente create il vostro personaggio e siete voi il protagonista della vostra avventura. E questa cosa ovviamente si accusa ancora di meno qualora con il vostro personaggio giocherete online, perché giocherete con il vostro personaggio contro personaggi di altri giocatori. Insomma, quello che voglio dire è che per l'impostazione che voleva avere Topspin 2K25 non era neanche necessario avere un roster particolarmente fornito, e questo probabilmente, ora permettetemi un attimo di fare l'avvocato del diavolo, ha spinto 2K a spendere meno soldi per le licenze e più soldi per lo sviluppo del gioco. Come dire, se dovevano spendere più soldi per acquistare le licenze, ma poi il videogioco era tra il mediocre e il discreto, come la maggior parte dei titoli tennistici degli ultimi 10 anni, beh, a livello personale preferisco di gran lunga la scelta che hanno ponderato. Poi, con i soldi che matureranno con questo Topspin, la cosa che si spera è che possano andare poi a investire su ulteriori licenze nei prossimi capitoli. Però, insomma, a livello personale, tra le due scelte, io credo comunque che abbiano optato per quella che a livello personale reputo più interessante, cioè concentrarsi sul gameplay, sviluppare bene la modalità carriera, che è la cosa che a livello personale mi interessa di più, rispetto magari a mettere molti più tennisti, che per carità sarebbe stata comunque una scelta gradita, però dico, se dovevano spendere per mettere tanti tennisti e poi il gioco faceva schifo, ecco, preferisco di gran lunga come mo. Una seconda particolare criticità che in parecchi hanno notato vedendo i gameplay di Topspin è che le animazioni spesso non sono completamente fluide. Anche in questo caso è abbastanza evidente. Le animazioni di Topspin 2K25, come dire, c'è qualcosa che non va, hanno qualcosa che non va. I tennisti non sono completamente fluidi nelle articolazioni, nei movimenti che fanno per colpire la palla.
Il discorso, tuttavia, che può sembrare all'apparenza un qualcosa che fa sembrare il videogioco più spiacevole alla vista, in realtà nel momento in cui si va a scendere nel profondo di come funziona il gameplay, ci si rende conto che nasconde una scelta di game design particolarmente azzeccata. Cioè, mi spiego meglio. Nei precedenti videogiochi di tennis, nei videogiochi di tennis del passato, le animazioni dei personaggi erano in effetti continue. Però, come funzionavano i giochi di tennis del passato? Tu, quando premevi un tasto sul gamepad, andavi a prenotare il colpo. Quindi tu potevi iniziare a premere il tasto fin da quando la pallina era lontana. Così, quando arrivava vicino, il personaggio iniziava un'animazione continua, fluida, che gli permetteva di colpire la palla e farla andare nel campo dell'avversario. Topspin 2K25 non funziona così, funziona in una maniera che io reputo molto più stuzzicante. Quando ti arriva la palla, tu non devi prenotare il colpo con il tasto, ma devi premere il tasto con il giusto tempismo. Esattamente quando la barra sopra il personaggio è nella parte verde. Se tu lo premi troppo prima, ti viene segnalato dal gioco come troppo presto, e se tu lo premi in ritardo, ti viene proprio segnalato dal videogioco come troppo tardi. Questo meccanismo in che cosa si traduce? Che le animazioni in Topspin 2K25 vengono calcolate frame per frame in base a quando tu premi il tasto. È per questa motivazione che se tu non lo premi con il giusto tempismo, l'animazione non appare totalmente fluida, e questa cosa chiaramente si traduce in qualcosa che sembra abbastanza robotico, non perfettamente fluido e quindi anche spiacevole alla vista. E questa cosa è incontestabile, dà fastidio anche a me. Però anche in questo caso, dato che il videogioco è tecnico, a livello personale preferisco che abbiano sviluppato un gameplay tecnico nel quale la tua bravura conta veramente, rispetto a delle animazioni magari più fluide come erano in passato, come erano in altri giochi di tennis, ma che non vanno a far emergere così tanto la tua bravura. Topspin 2K25 è parecchio tecnico e nonostante ovviamente ci siano grandi margini di miglioramento, è allo stato attuale il miglior prodotto di tennis con il miglior gameplay, sicuramente tra quelli rilasciati negli ultimi 10 anni. Certo, bisogna anche dire che non c'è questa grandissima concorrenza dall'altra parte, però rimane il fatto che il nuovo capitolo di Topspin sia caldamente consigliato a qualunque appassionato di tennis e a qualunque giocatore voglia avvicinarsi a questo mondo partendo da un videogioco. Grazie a tutti per l'attenzione.